diritto fondamentale dell'uomo. Pensi la stessa cosa che ho capito io, e io gli austriaci non capiamo niente. L'Australia dice, per bocca del ministro dell'interno australiano, non mi sembra neanche l'Australia un governo così razzista, non firmeremo alcun documento che non è nel nostro interesse nazionale, e non è nel nostro interesse nazionale delegare la nostra politica di protezione delle frontiere alle Nazioni Unite. La Polonia dice: assai probabile che la Polonia, sull'esempio delle altre, non farà parte del patto globale perché le nostre regole, i nostri principi sovrani concernenti la protezione delle frontiere sono una priorità. Lo dicono i governi di mezzo mondo, l'hanno capito tutti. Onorevole Scalfarotto, Scalfarotto, onorevole Scalfarotto, onorevole Meloni, lei si rivolga a me, onorevole Scalfarotto, sì, lei taccia perché ha fatto già il suo intervento. Mondo, l'abbiamo capito noi, l'ha capito mezzo mondo. Il punto qual è? Lo capiscono anche loro. Lo capiscono bene. Il Migration Compact è esattamente quello che serve a chi ha utilizzato l'immigrazione irregolare in questi decenni per coronare il grande disegno della speculazione finanziaria di privare i nazioni e i popoli della loro identità, perché quando non hai più radici sei schiavo e quando sei schiavo fai gli interessi di Soros. E queste persone purtroppo a quello guardano. E quindi noi abbiamo letto bene il Migration Compact e continuiamo a chiedere al governo di avere una posizione chiara.